for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh. Ragazzi miei, buongiorno, buongiorno e benvenuti in questa casa zozza! Allora, il video di oggi sarà un video super speciale perché è in collaborazione con la mia dolce amica Sabrina del canale Miss 73 Woman. Credo che ormai la conoscerete tutti perché la nomino, fisso la nomino almeno in ogni video, di sicuro. Quindi la conoscerete sicuramente. Comunque, per chi non la conoscesse, vi lascio il link del suo canale in info box. Io e Sabri oggi abbiamo pensato di realizzare appunto un video in collaborazione. Sarà un video molto semplice, un video vlog della nostra giornata di pulizie, di acquisti da Tigotà o acqua sapone, dipende un po', perché appunto soprattutto io devo fare un salto perché ho finito un po' di cosine qui in casa. E poi appunto dobbiamo pulire le nostre case, la mia casa in particolare è molto molto zozza. Comunque la giornata non può iniziare senza prima un bel cappuccino. Come vedete sono le 9 in punto, l'orologio oggi è giusto, non ho tolto le pile, quindi è giusto, ce l'abbiamo fatta. Adesso mi preparo un bel cappuccino, poi con calma apriamo una cosina che io e Sabri ci siamo comprate insieme. Io l'ho dedicata a lei e lei l'ha dedicata a me. È una cosa che mi piacerà sicuramente anche a voi, chissà di cosa si tratta, eh? E comunque appunto prima faccio colazione, poi apriamo questo pacchettino carinissimo e poi iniziamo a pulire la casa zozza. Anche voi che stamattina abbia fatto poco cappuccino? Io lo penso. Credo che sia veramente pochissimo. Allora ragazzi, colazione finita, adesso prima di iniziare un altro piccolo piacere, ovvero come vi ho detto prima andiamo ad aprire il pacchettino. Di cosa si tratta? Ovviamente di un Kidult. Potevamo noi non comprare un Kidult? No, assolutamente no, ci siamo fatte questo regalino. E nulla, allora io l'ho acquistato dal sito Gioia Pura, Sabri l'ha preso da Amazon perché eravamo insieme al telefono quando abbiamo fatto l'acquisto, quindi ve lo so dire. L'abbiamo ricevuto nello stesso giorno, ma siamo state bravissime. Noi l'abbiamo aperto subito, nonostante siamo due persone particolarmente invasate con i Kidult, voi lo sapete. E quindi niente, appunto, abbiamo aspettato di poter registrare il video perché volevamo aprirlo insieme a voi. Scusate se muovo un po' il tavolo, ma ovviamente siete appoggiati lì. Ok. Apriamo, che felicità. Allora, all'interno è fatto così, c'è il kit, tutto meno male, c'è vabbè la carta dell'imballo, poi qua c'è come sempre il cartoncino, il libricino con scritto appunto i vari sconti nel caso in cui volessi fare un nuovo ordine. C'è il catalogo, ecco, praticamente, vedete? Questi sono tutti i loro gioielli, perché comunque Gioia Pura è un sito che non vende soltanto i Kidult, ma vende molte altre cosine. Addirittura, ecco, questo ad esempio non lo sapevo, ha anche le Yankee Candle, poi le Wood Witch, non le conoscevo, non sapevo che vendesse anche queste.
È una categoria nuova di candele che io ho visto esposta da Vividea, però sinceramente, ecco, appunto, non le conosco, cioè non so come siano. Poi hanno anche il brand della Mille Fiori, questo brand, ragazzi, è molto molto valido. Si tratta di profumatori per la casa. Mi pare ci siano anche le candele. Io però ho acquistato sia il diffusore elettrico che la profumazione. Non da loro, in negozio da Viridea, e mi sono trovata molto molto bene. Hanno delle profumazioni buonissime che durano a lungo. E poi vabbè, trattano anche Calvin Klein, lo Swatch, eccetera eccetera. Vabbè, comunque adesso arriviamo alla parte più interessante, ovvero la scatolina del Kidult. Andiamo ad aprirla. Chissà se mi hanno messo il talloncino. Sì, me l'hanno messo. Allora, qui c'è il braccialetto all'interno di questa confezione. No, ragazzi, che emozione! Che bello, Sabri, sono contentissima. Sono contentissima. Allora, tolgo un attimino la pellicola protettiva, così ve lo faccio vedere meglio, perché magari con il riflesso della pellicola non riuscite a vederlo. Bello lucido, veramente bello lucido. Allora, il braccialettino che io e Sabri abbiamo scelto è questo, il cuoricino con scritto sopra Mica. Il cuoricino, aspetta che ho ancora la pellicola attaccata, praticamente è piccolino rispetto agli altri Kidult che ho e al centro, non so se vedete, ha quest'altro cuoricino. È troppo bello, c'è scritto appunto Amica, la chiusura è fatta in questo modo e adesso lo metto subito ovviamente, bellissimo, guardate che bello, è lucido, è diverso rispetto a tutti gli altri Kidult che ho, che sono un pochino più patinati, questo rimane lucido, è stupendo ragazzi, è stupendo. Allora vi leggo la frase, quello che la presenta. C'è scritto cuore, che appunto simboleggia l'amica, e c'è scritto sei l'amica che so di avere sempre accanto anche dall'altra parte del mondo. Ho pensato che questa frase, abbiamo pensato che questa sia la frase dedicata a noi, perché come sapete noi abitiamo lontane e quindi non ci siamo ancora mai viste di persona. Però comunque noi ci sentiamo tutti i giorni, più volte al giorno ed è proprio, è nata una bella amicizia. Sono così contenta, di averla conosciuta, perché posso dire che l'ho conosciuta, perché io la sento nel privato, ragazzi, vi posso dire che lei è esattamente così come si mostra nei video, è veramente così. Ma anche davanti alle difficoltà, davanti a questioni personali, io cioè non vedo un'altra persona, non vedo una facciata pubblica e una facciata privata, non so come spiegarvi. Io guardo molto queste cose, nel senso che io mi baso tanto sul come appare una persona pubblicamente, sul come è una persona privatamente. E io in Sabrina vedo tanta coerenza, vedo proprio limpidezza, è proprio una persona limpida, una persona pulita, una persona buona, una persona. Penso che comunque la persona che è sia evidente a tutti, cioè è veramente una persona fantastica, è una donna veramente fantastica. Io le voglio un gran bene, veramente lei mi è stata tanto vicino, non mi ha mai lasciato, mai. E questo per me non l'aveva ancora mai fatto nessuno qui sul web, dico sul web ovviamente, non parlo della vita privata al di fuori di YouTube. E io le sono tanto riconoscente, veramente le devo veramente tanto. Spero di poterla abbracciare presto, spero di poterla incontrare di persona, proprio così fisicamente, e spero insieme a lei di andare a comprare tanti Kidult. Va bene, ragazzi, detto questo, adesso mettiamoci al lavoro. Purtroppo ci tocca.
Allora, vi devo assolutamente segnalare questo prodotto che a mio parere è ottimo della Nielsen, è il detersivo per i piatti. Questo è il burro di karité, ha un profumo meraviglioso e soprattutto è molto delicato sulle mani. Non ricordo dove l'ho acquistato, probabilmente da Tigotà. Come profumazione credo che sia nuova perché non l'avevo mai visto. Ho sempre utilizzato Nielsen perché mi piace come brand, però questa profumazione in particolare, ragazzi, è veramente meravigliosa, sembra quasi un bagnoschiuma per il corpo. E, che dirvi, niente, veramente delicato e super super promosso. E io odio indossare guanti. Fino a poco tempo fa avevo una forma di allergia nei confronti dei guanti, infatti mi avevate consigliato voi di indossare al di sotto dei guantini in cotone per evitare il contatto diretto della pelle con il materiale del guanto e devo dire che mi ha aiutato. Poi nel tempo mi è passata questa forma di allergia, solo che comunque soprattutto in estate mi dà fastidio indossarli e ho lavato più volte in questo periodo i piatti con questo prodotto qua e vi dirò che mi è piaciuto veramente tanto, non secca assolutamente le mani. Io molto spesso ho le mani graffiate a causa delle gambe. E vi dirò che tante volte mi brucia lavando i piatti in generale con le mani nude, senza guanti, però con questo prodotto qua assolutamente non mi ha causato alcun tipo di bruciore. Quindi ve lo mostro nuovamente e basta. Adesso diamo il via, veramente questa volta, alle pulizie! Ragazzi, questa mattina andrò a sostituire questo pannetto qua perché è tutto consumato. Mi sono trovata benissimo, è tipo panno di daino, ve l'avevo già segnalato un po' di tempo fa, solo che alla fine a forza di usarlo si è un pochino consumato. Questo l'avevo acquistato sia per la cucina che per il bagno. Quello del bagno è ancora, non dico nuovo, però è ancora buono, ecco. Diciamo così, questo invece a forza di utilizzarlo si è consumato e ha una consistenza viscida al tatto che mi dà veramente tanto fastidio. È un panno valido perché comunque assorbe interamente tutta l'acqua e lo andrò appunto a buttare perché alla fine è consumato, quindi poi dopo un po', dopo un tot tempo, le spugne e i pannetti vanno comunque sostituiti anche per una questione di accumulo di germi. Intanto sentite sottofondo rumori strani provenienti dalla strada e appunto oggi andrò ad aprire e a iniziare a utilizzare questo qua che è un altro pannetto che ho acquistato al Carrefour per 1,50 euro, però lo stesso identico lo vendono anche nei negozi di casalinghi cinesi.
veramente c'è la stessa marca, la stessa provenienza, a 1,20 euro, quindi qualche centesimo in meno. E niente, questo praticamente è un panno assorbente multiuso ed è super assorbente, morbido, pratico, extra resistente. C'è scritto che non lascia aloni e lascia appunto le superfici splendenti e asciutte. Io l'ho preso rosa, ma era disponibile in più colori, quindi appunto come misura è 30x30 cm. Adesso oggi inizierò a utilizzarlo per la cucina, se mi troverò bene. Lo andrò poi a sostituire anche a quello del bagno, nel senso che ne acquisterò uno identico per il bagno. Allora ragazzi, pannetto con consistenza, sembra tipo gommoso, mi piace un sacco, mi piace ancora di più del precedente e penso che sicuramente ne prenderò altri fatti così, magari in un altro colore. E bello anche il colore, perché no, alla fine bisogna pulire, ma anche allegramente con colori carini.
E si è macchiato un pochino, soprattutto quando sono andata a lavare la macchinetta del caffè, però poi mettendolo sotto l'acqua è venuta via ogni macchia, quindi super promosso. Ragazzi, scusate, un po' il fiatone perché ha suonato il corriere e sono corsa giù ad aprire. Allora, altra cosa che volevo segnalarvi, che è stata praticamente una super scoperta, sono questi. Di che cosa si tratta? Si tratta di foglietti di detersivo. Praticamente il detersivo, anziché essere in forma liquida o in forma polverosa, in formato polvere, che è il formato classico, è praticamente stato compresso dando vita a questi foglietti. Il brand è Dissolve, foglio lavatrice con formula concentrata. Praticamente io a ogni lavaggio vado a mettere un foglietto di questi, ogni foglietto corrisponde alla quantità ottimale di detersivo per ogni lavaggio, indicato per ogni lavaggio, e nulla, una volta terminato il lavaggio io apro il mio cestello della lavatrice, tiro fuori il mio bucato e il foglietto non c'è più perché si scioglie completamente. E sono validi, pagati pochissimo, tipo 1,20 euro, forse anche meno, da Auchan. Non so se venga venduto anche in altri posti, probabilmente sì. È stata la prima volta che li ho visti, li ho acquistati, li ho provati, c'erano anche altre formulazioni, altre profumazioni. Io ho preso quella che penso sia quella classica e all'interno di ciascuna busta ci sono 32 foglietti, quindi ogni foglietto corrisponde a un lavaggio, a meno che non abbiate l'acqua un pochino troppo dura, non so se si definisca così. E sì, qua c'è scritto acqua dura, quindi nel caso di acqua dura mettere due foglietti. Comunque sono pratici, compatti, possono essere molto comodi anche ad esempio se viaggiate. E non so se sono indicate anche per il lavaggio a mano, no, c'è scritto soltanto per lavatrice e basta. Però nel caso magari affittiate un appartamento e abbiate la lavatrice, potete portarvi dietro questi. Sicuramente sono molto più compatti e pratici rispetto alla classica bottiglietta, quindi straconsigliati. This time. Allora, non ci siamo più visti perché poi si è fatto tardi e sono scappata al lavoro. Adesso sono uscita, appunto. Mi è venuta a prendere la rottura di scatole di mia sorella per andare a camminare. E così a questo punto ne ho approfittato e le ho detto: andiamo da acqua e sapone. Penso che andremo da acqua e sapone perché Tigotà sinceramente non è tanto rifornito. Quello che abbiamo noi qua in zona. E ho sulla mascherina un uccellino esaurito. Ho sulla mascherina perché per comodità, ragazzi, per non stare a metterla su e giù. Tra l'altro, lei la usa per non farsi vedere dalla gente. Non mi riconosce. No, più che altro, io ho freddo. Mi sono messa le mezze maniche, ma ho freddo sinceramente, quindi la mascherina mi scalda. Si può essere messi così male? No, comunque niente, ci vediamo dopo a casa così vi faccio vedere quello che ho acquistato. Arrivati a casa, Lisa. Lisa, cosa stai facendo? Ah, ti vuole rubare i laccetti delle scarpe. Cosa stai facendo questa mucchetta? Ah, oh, ma perché? Perché finisce sempre così se si tratta di me? Anche io. È
Lei è innamorata delle scarpe. Ieri sera Omar ha lasciato le scarpe vicino alla porta d'ingresso e è andata lì e gli ha tolto tutte le suole da dentro. Amo, che bella. Pancino qui, questo pancino, vedi questo qua. Si è offesa perché gli hai detto. Gli hai detto che cicciottella, quindi ti strana. Dunque, ragazzi, arrivati a casa, siamo morte, però abbiamo fatto in fretta. Adesso io giro la telecamera e ti riprendo mentre mi stai facendo il verso. Dunque, cosa vi ho detto prima? Andiamo da quel sapone perché la Tigotà non c'è niente. Siamo andati da quel sapone, c'era una coda chilometrica. Alla fine abbiamo aspettato lì una decina di minuti, non si è mosso nessuno. E allora gli ho detto: senti, andiamo dall'altra parte. E così siamo andati da Tigotà, dove non c'era nessuno. Siamo entrate e praticamente siamo uscite. Da Tigotà non c'è mai nessuno perché non c'è mai niente. Sì, Lisina? Ah, sbadigliava. Comunque, guardate il riflesso. Qui c'è il riflesso. Cosa stai facendo tu? Cosa fai? La mia mucca piccola. Ciao mucca. Comunque ragazzi, allora, vi dico che oggi, come avete visto, ho tolto il tappeto, ma ti puoi sedere sul divano che ti siedi per terra? Comoda per terra. Aspettando che le tue gatte mi considerino. No, Carolina sul balcone e lei considera me. E stavo dicendo, ho tolto il tappeto, ma non l'ho più rimesso il tappeto qui davanti, intendo, perché l'ho arrotolato e messo nel ripostiglio. Qui c'è qualcuno che mi spinge, perché dovrò portarlo da mia madre a lavare. Probabilmente non questo fine settimana, ma settimana prossima, ho visto che danno 30 gradi e tempo bellissimo, quindi ne approfitto così almeno si asciugherà subito. E boh, perché altrimenti io lo faccio adesso, non lo faccio più. Comunque, da Tigotà ho preso alcuni prodottini un po' particolari e ve li faccio vedere. Allora, ho preso anche il loro sacchettino, guardate un po', è molto molto carino e l'ho pagato solamente 75 centesimi. È fatto in questo modo: da un lato ha questo tipo di fantasia con gli smalti e da quest'altro lato è fatto in questo modo con tutte le nuvolette, però le nuvolette le ha anche di qua. Comunque, vabbè, ho preso questo perché costava poco e poi comunque avendo delle cosine che pesavano un po' all'interno, quando prendo quelli classici in plastica si rompono sempre, mi cade sempre tutto per strada. Arrivo a casa che devo tenere tutti i prodotti così. Almeno poi adesso lo piego, me lo metto in borsa e la prossima volta posso utilizzarlo nuovamente. Allora ragazzi, ho preso veramente pochissimo perché appunto, come vi ho detto prima, questo Tigotà non è proprio tanto ben rifornito. Comunque, allora vi mostro dei prodottini particolari che ho deciso di acquistare, che proverò per la prima volta perché non li conosco e poi vi farò sapere. Allora, praticamente della Use, non so come si pronuncia, ho preso questo detersivo, c'è scritto saponaria lavatrice e per delicati, c'è scritto che è appunto super efficace con proteine vegetali, cura fibra per capi bianchi, neri e colorati. E appunto un detersivo liquido che può essere utilizzato, vediamo, sia in lavatrice che a mano ed è ideale per abbigliamento sportivo, intimo, scarpe da ginnastica, buono, ci laverò le scarpe di Omar, indumenti di neonati e bambini. Va bene su lana, seta, sintetici, pile, velluto, pelle, piumini, artificiali e così via. Ok, allora, sentiamo un po' la profumazione. Ah no, tra l'altro non si apre come sto facendo io, ma c'è la levetta. Vediamo se riesco a tirarla su. Ok. Non saprei dirvi, sapete se mi piace o meno. Come profumazione, vediamo un po', non c'è scritto. Forse penso che sia quello classico. Sembra più, sapete cosa? Lo shampoo per i capelli. Mi sembra quel profumo lì. Comunque adesso poi lo utilizzerò e vi farò sapere. Questo brand non so se ci sia da quel sapone, però vabbè, vedremo. Poi ho acquistato una cosa particolare, queste specie di fialettine sono degli additivi profumati per i capi sintetici,
Sono ideali per acrilico, nylon, poliestere e altre fibre sintetiche. Io ho preso questa profumazione che si chiama Profumo Floreale, che è appunto questa rosa. Poi ce n'erano altre due, però tra tutte e tre diciamo che questa era quella che mi ispirava di più. C'è scritto che appunto profuma i capi grazie alle molecole fissative di fragranza, riduce l'elettricità statica senza modificare la struttura del tessuto ed è appunto un formato monodose ultra concentrato. Ogni fialetta contiene 15 ml di prodotto, sinceramente non ho idea di come si utilizzi, comunque come brand sono della Aquam, spero che ci siano le istruzioni. Ah, ok, modalità d'uso. Per aprire la monodose, ok, piegare il lembo 2 o 3 volte, va bene. Per il lavaggio a mano, per il lavaggio in lavatrice e anche in asciugatrice, ragazzi. Lavaggio a mano, versare il contenuto in una bacinella e aggiungere 5 litri di acqua tiepida. In lavatrice, versare il contenuto nello scomparto della lavatrice dedicato all'ammorbidente, ok. Mentre per l'asciugatrice bisogna versare 4-5 gocce di prodotto su un panno umido da posizionare all'interno del cestello dell'asciugatrice insieme al bucato e procedere poi con il programma di asciugatura desiderato. Io non ho l'asciugatrice perché mio marito non riesce a trovare un posto dove metterlo. Io ne ho trovati diversi di posti, ma lui me li boccia tutti. Però vabbè, vi faccio sapere, anche questi li provo e poi vi dico se sono efficaci o meno, sia a livello di profumazione che di efficacia e tutto il resto. Vediamo un po' come mi troverò. E poi, sto tenendo il cavalletto perché si muove tutto, ho acquistato sempre dell'acqua, che devo dire è un brand che mi piace parecchio, perché in passato ho preso altre cosine dell'Aquam. Trovo che sia un brand piuttosto economico, ma che ha diversi prodotti indicati per varie tipologie. Questo, ad esempio, è un pulitore multiuso e c'è scritto che è appunto ideale per la pulizia quotidiana di superfici in plastica, piastrelle, ceramica, alluminio, deterge tutte le superfici lavabili e rimuove polvere e residui di natura lipidica senza lasciare aloni. Ok. Va bene, vediamo un po' com'è, vi faccio sapere. Potenziato con solventi a rapida evaporazione. Allora, aspettate, vi dico un attimino i prezzi. La borsetta l'ho pagata 75 centesimi, come vi ho detto prima. Poi abbiamo questo detersivo multiuso spray, 1,59 €. Poi saponaria per la lavatrice, 3,99 €. Questo è il prodotto che ho pagato più di tutti. Poi qui abbiamo questi profumatori per il bucato, sono costati soltanto 99 centesimi. Se sono validi, ragazzi, siamo tutti contentissimi perché costano veramente poco. E poi ho preso per 99 centesimi l'uno queste due confezioni di creme per il viso. Questa della Leocrema è praticamente una maschera viso detox per pelle grassa o impura, all'interno ce ne sono due. E poi ho preso anche questo altro brand, la Geomar, che avevo già provato, mi era piaciuta tantissimo, mi aveva lasciato la pelle del viso bella levigata, pulita, infatti l'ho voluto ricomprare, anche qui ce ne sono due. E praticamente anche questa è una maschera all'argilla bianca e biofiore di malva e ha un effetto purificante, effetto matte, e questa è buonissima. Questa sinceramente non la conosco, però comunque come tutto il resto lo proverò e vi farò sapere. Con il suono delle campane in sottofondo, io ragazzi vi saluto, vi invito ad andare a vedere il video di Sabrina, come sempre qua rumori stranissimi provenienti dalla strada. In questa zona ci sono persone che hanno problemi con la frizione e la cinghia della macchina, perché ci sentono i rumori strani. Comunque vi invito, stavo dicendo, ad andare a vedere ancora una volta il video di Sabrina. Lei farà la ricetta delle tigelle. So che vi interessa tante, quindi in info box trovate il suo video. E ne approfitto anche per ringraziarvi tantissimo perché siete dolcissime, siete veramente magnifiche. Io sto percependo tanto amore, tanto affetto da parte vostra e questo mi rende veramente felice. Mi sento amata, mi sento tranquilla. Diciamo che grazie a voi e grazie a Sabri adesso per me YouTube è diventato un posto sereno, cosa che non è stata per tanto tempo, però adesso lo è e sono proprio felice di fare video, di condividere
i miei piccoli acquisti con voi, le piccolezze di tutti i giorni, ecco. Va bene, un bacio grande grande e a presto. Mua!